Ehi, mi raccomando, vai a comprare il mio nuovo fumetto Craft University Friends, un'avventura incredibile con i miei amici, e puoi ordinarlo su Amazon o andarlo a prendere in libreria. Se fai parte delle FRZ Team, vallo subito a comprare. Yeah, aiuto! È un mostro! Ah, mi sta inseguendo! Aiutami, qualcuno mi salvi! Ehi, lo vedi? Sì, che lo vedo. Sembra proprio che quel mostro voglia mangiarlo. Solitamente a che ora vai a dormire la sera? Mi raccomando, scrivimelo qua sotto nei commenti, perché voglio saperlo. Lascia il cuore a chi lo farà. Quindi dobbiamo aiutarlo, mi stai dicendo? Dovremmo dargli una mano. Mi prego, datemi una mano, io volevo mangiare. Va bene, dai, andiamo. Forse ha una condizione. Quale, sbrigati. Dovrai farci assaggiare il tuo sangue. Va bene, ok. Dai, andiamo. Forza. Ehi, mostriciattolo, vieni qua. Vieni qua. Oddio. Era davvero buono. Abbiamo un po' di carne. Grazie sta, mille, sì. Mi avete salvato. Come posso mai ringraziarvi? Beh, l'hai accettato prima, ti succhiamo il sangue. Ah, cacchio, è vero. Beh, lo facciamo dopo. Vabbè, dai, allora vieni a casa nostra. A casa vostra? Allora, qual è casa vostra? Di qua, devi seguirci, forza. Ok, ma voi chi siete? Io? Noi sì. Siamo dei super vampiri. Super esatto. Vampiri? Assolutamente sì. Cos'è che fanno i super vampiri rispetto ai vampiri normali? Prima di tutto siamo più potenti dei vampiri normali, abbiamo più forza, più di tutto, e abbiamo anche dei poteri in più oltre le ali qua dietro, come vedi. Esatto, e sono molto più belle di quelle dei vampiri. E possiamo anche volare, appunto. Ragazzi, mi servono i vostri like così che posso proteggermi, perché mi sa che questi vampiri super vorrebbero veramente succhiarmi il sangue. Quindi per proteggermi lasciate like adesso, bravissimi, ecco che stanno arrivando, bravi ancora, ecco, possiamo continuare, spero vivamente che mi funzioni. Già. Ho capito, figo. Esatto. Che cos'è quel coso? No, tranquillo, quello è il nostro animale domestico. Si chiama Tommy. Oh, già, Tommy. Piccolo Tommy. Ciao, Tommy. Cavolo, ma fa proprio piccolino. Schifo. Okay. No, è veramente adorabile. Dovresti avvicinarti, non fa niente. Dai, vieni. Ho paura. È solo un cucciolo, dopo tutto. Okay, ehi, Tommy, ciao, guarda Tommy. Che ti ho portato. Ecco, carino. Lui è il nostro cucciolo da guardia. Quando crescerà sarà tipo alto quanto questo castello. Ah, cacchio. Beh, dovrete trovare allora un bel posto per lui. Comunque, beh, che ci vuole. Io. Dai, vieni. Quindi voi siete, avete potere. Fatemi vedere un vostro potere potente allora. Un nostro potere potente? Dai. Ti faccio vedere qualcosa. Dammi un attimo. Allora, guarda quelle foglie. Sì. Un, due. E vai! Oh, wow! Hai tolto tutte le foglie! Sì, ti è piaciuto? Sì! Aspetta, puoi mettere anche dei nuovi blocchi? Sì, va bene. Ok, allora voglio che metti... intanto rimetti le foglie, che è brutto senza le foglie questo posto. Ok. Ecco. Fatto, ok. Ok, bene, bravo. Ok, e adesso metti... fai dello zucchero filato. Zucchero filato... Va bene. Dai, ma che giovane. Sì, lo sto mettendo. Oh. Perfetto, sì, buonissimo. Sì. Ok. Adesso basta, non possiamo assolutamente andare contro queste cose super carine con proprio un bambino. Basta così. Vedi. Senti, siamo dei super vampiri. Basta. Oh, zucchero filato. Ah, vuoi far tornare tutto normale? Facciamolo tornare normale. Che cosa? Ehi. Perché avete fatto tornare tutto quanto normale? Perché siamo super vampiri, non siamo dei babysitter. Fate swipe up! Ciao ragazzi, ascoltate, seguitemi su Instagram perché ogni giorno pubblico un sacco di post e storie, ma soprattutto potrete vedere quello che faccio ogni mia singola giornata. E nulla, seguitemi su Instagram, link in descrizione, sbrigatevi! Wow! Esatto. Ma io volevo... Vabbè. Non ci importa. Le tue cose da moccioso non ci interessano. Tanto, ora entra. Va bene. Bene, di sopra abbiamo le stanze. Le stanze? Esatto. Sì. Mm-hmm. Oh, ok, quindi avete una stanza anche per me? Beh, sì, certo. Oh, bello, uso le scale? No. No, vieni qua. Altro. Perché? Vieni qui, qui su, esatto. Ora abbiamo questo noi. Esatto. Che figata, un
un ascensore magico. Sì, piaciuto? Esatto. Sì, è stato fighissimo. Qual è la mia camera? È camera tua. Wow, che bello. Perché ci sono delle bambole? Non fare troppe domande, ragazzino. Oh, ok. Se ti piacciono le bambole, che ne so io. Oh, ok, va bene. Oh, e voglio vedere però altri vostri poteri che riuscite a fare. Dai, su, sono curioso. Ah, sì. Va bene, certo. Giusto, ce l'ho. Andiamo a mangiare. Oh, andiamo a mangiare. Ok, allora scendo da qua. Certo. Da qua, qual era? Questo. Ah, questo. Cacchio, era questo. Ok. Oh. Allora, in cucina qui a destra. Ok, ora, boh, prendi posto. Oh. Accomodati, caro. Ok. Perché, cosa c'è? Cosa fate adesso? Ah, vedi adesso questi bei piatti vuoti? Sì. Dimmi, che carne vorresti? O mangiare qualcosa? Cosa vorresti mangiare? Una bella bistecca. Vabbè, ok, dammi un attimo. Una bistecca al sangue sarebbe davvero ottima. Wow! Sì. Ah. Oddio! È incredibile, ecco per quale motivo vi chiamano super vampiri. È assurda adesso questa cosa. Adesso ci credi? Sì, che esatto. Ci credo, è incredibile. Io voglio però ringraziarvi, perché onestamente non pensavo mica che eravate così tanto buoni con me. Oh, chissà quanto sei buono tu. Esatto. Come, scusa? Niente, ci ringrazierei dopo magari. Ho sì, capito. Chi è? Chi ha suonato? Oh. Aspettavamo qualcuno. Oh, quanto pare. Ospiti. Ciao. Ciao zia. Ciao zia. Tutto bene? Ciao. Ciao. Mi ho preso uno spavento. Come stai? Bene, voi come state? Tutto bene. Tutto bene. Che ci fai qui? Che ci faccio qui? Ma com'è che ci faccio qui? Ero venuta invitata da voi. Cavolo, avevo dimenticato la serata del tè al sangue. Scusa, sono un po' vecchio, non mi ricordo sempre tutte queste cose. Devo presentarti una persona. Chi? Adesso io e tuo zio abbiamo un bambino. Esatto. Quindi è mio cuginetto. Ciao, piacere, sono Zoe, la tua cuginetta. Ciao, tranquilla. È un po' vivace. Sì. Sono felice di conoscerti. Felice di conoscermi, io sono Zoe. No, mi chiamo Sbriser io, cioè non è che sono felice. Ciao, Sbriser. Ciao, volevo... Quindi è la mia cuginetta davvero. Esatto. Aspetta. Potete fare un sacco di giochi insieme. Quindi ciò significa che vi siete autoproclamati i miei genitori. Esatto. Ma il nostro lavoro non è ancora finito con te. Avremo modo di concluderlo più tardi. Ok, va bene. Che cosa facciamo intanto noi? Andiamo a giocare. Potreste sì andare di sopra. Ok. Intanto cara, preparo il tavolo. D'accordo. Oh, che bello, sempre voluto un cuginetto con cui giocare. Sì, anche io onestamente. Però tu sei pure una vampira, quindi. Sì. Ma sei nata vampiro o lo sei diventata? Sono nata vampira, che da figo. Mamma e papà vampiri. Wow, quindi sei una puro sangue, come si dice. Sì. Quanti giocattoli. Vuoi dello zucchero filato? È buono, non so se l'hai mai mangiato. Buono. Oh, buono, sono felice che ti piaccia. Va bene, allora ti va di giocare. Vediamo che giochi ci sono qua dentro. Cacchio, non ci sono giochi. Ci sono solamente le bambole. Ci sono le calze delle bambole. Allora, io gioco con la bambola questa qua. Tu giochi con quella di là. Io gioco con il trenino, forse è meglio. Non è che magari poi, non lo so, impazzisci e mi mordi. No, non ti mordo. Giochiamo insieme col trenino. Questa è la mia bambolina che va sul trenino. Ok, allora la bambolina va sul trenino. La bambolina però è troppo grande per andare sul trenino. Come facciamo? Non lo so. Bambini, scusate l'interruzione. Dimmi, piccolo, è arrivato il tuo momento. Dovresti prepararti. Il mio momento di cosa? Ma stai per diventare un super vampiro anche tu? Cucinetto super vampiro. Esatto, piccola Zoe. Quindi preparati. Noi stiamo giocando, ma io però tra poco arriviamo. Mamma, fate in fretta. Però sinceramente non ho tanta voglia di diventare un super. Non mi interessa, era una promessa, te lo ricordi? Ok. Sì, giusto. Mi raccomando. Ciao, zio. Che figo, diventerò un vampiro. No, non è figo, io non voglio diventare un vampiro per nulla al mondo. Come no? No, perché? Farò un sacco male, voglio rimanere normale. Perché poi quando c'è la luce del sole non posso uscire.
Oh, allora un guaio questo, perché loro ti prenderanno e ti morderanno quello che hai, quello là, quello piccolino che hai lì. E quindi dobbiamo trovare un modo per scappare. Di sicuro Dove? C'è un passaggio segreto, perché queste cose ci sono sempre. I passaggi segreti? Mi sono stancato. No. No. Ah, no, vieni, no. Muoviti. No, zio, aspetta, dobbiamo giocare, zio. Tieni già. Oh no, ti prego, lasciami stare. Era il tuo momento, la promessa l'hai fatta. E invece ti trasformerai, vai. Dove mi state portando? È arrivato il momento. Esatto, sali sul tavolo. Sopra. No, ti prego, lasciatemi stare. Non voglio. È arrivato il momento adatto. Finalmente, vieni qui. Ma? No, che ci vuoi Tommy? Tommy, fermo. No, non rompere niente. Dai, Tommy, ti perché prego. Perché l'hai fatto entrare? Voglio entrare, scappiamo. Fermo, Tommy. Bravissimo, li stai distraendo. Andiamo. Vieni. Tommy, scendi dal piano. Qua sopra, saliamo. Wow! Ok, bene. Ho trovato il passaggio. L'hai trovato? Dov'è? Sbrigati, sì. Staranno arrivando sicuro, sbrigati. Qua. Ok. Oh, da qua. Perfetto. Veloce. Sì, andiamo. Oddio. Dove dobbiamo andare? Dobbiamo andare di qua. Ok. E poi c'è l'uscita. Perfetto, aspetta, c'è il sole. Dobbiamo salutarci qua. Grazie di tutto. Di nulla, ciao Sbrisa. Ciao cuginetto preferito. Ciao. Cacchio. Ok. Ah, che bello, finalmente sono riuscito. Fermo, dove sei andato? No. Era il momento di trasformarti, vieni qua. Sì, questa volta non hai scampo. Esatto. Ma in realtà, non so voi, ma me ne siete resi conto che c'è il sole. Rientra, corri. Che stupidi. Che stupidi. Meno male. Grazie sole. Ok, bene. Cavolo, lo sapevo che non erano tutte rose e fiori quei genitori del cavolo. E volevano semplicemente mangiare il mio cervello. Beh, Fortunatamente sono riuscito a scappare. Cacchio. E chissà adesso quali altre avventure mi capiteranno davanti agli occhi.